proprio davanti ai nostri garage qui sotto, dove si usano da magazzino e anche per le abitazioni qui sopra. Abbiamo spostato un contenitore di ferro, c'era 7-8 siringhe, purtroppo era stato già segnalato 10 giorni, 15 fa, però non c'è mai stato nessuno. Abbiamo chiamato chi, fra virgolette, di dovere, però come al solito non c'è mai la pattuglia. Si sono trovati davanti ad uno spettacolo davvero disdicevole. Ad attenderli fuori da alcuni garage e fondi utilizzati come magazzini, un prato di siringhe, alcune addirittura occultate dietro il motore di un condizionatore. Ancora un episodio di degrado in via Arno ad Arezzo, al quale alcuni residenti hanno cercato di far fronte innanzitutto rimboccandosi le maniche e ripulendo la zona, ma anche lasciando un messaggio per i frequentatori di quell'area, scelta da alcuni tossicodipendenti in quanto appartata e quindi poco visibile. Il problema persiste ormai da diversi giorni, anzi diciamo da diversi mesi. L'abbiamo segnalato più volte, però nessuno si è mai fatto portatore, insomma, di un aiuto per noi. Spero di questa zona, come penso di tante altre zone d'Arezzo, è che ci sia un po' più di controllo da parte delle forze dell'ordine. La nostra segnalazione dell'altra volta della piazza, che c'era lo sporco, che c'era l'erba alta, fortunatamente è andata a buon fine. Io ho ringraziato anche la signora Cornacchini che si è prodigata per noi, però per queste altre cose, qua c'è uno spaccio che lo sanno tutti, l'altra sera c'è stata anche una rissa a bottigliate. Ci vuole solo un attimino più di controllo, ogni tanto che si faccia vedere una pattuglia di vigili, di polizia, di carabinieri, che scenda, faccia due passi per far vedere la presenza, perché sennò qui è una cosa veramente impossibile, sta diventando una zona un po' a rischio.